Salve a tutti, eccoci di nuovo una puntata di questa serie sui football per il 2021. Adesso torniamo purtroppo col nostro Tambov dopo, diciamo, la sfortunata esperienza col Qatar ai mondiali. Ritorniamo a trattare il Tambov. Ora, ci hanno osservato un giocatore e il giocatore in questione ci hanno osservato, più di uno. Allora, ci hanno osservato Osama Rashid, iracheno, trentenne, insomma, nulla di che. E invece la patria Russia ci hanno osservato Nenakov, terzino sinistro dell'Amat Grozny. Nulla di che, signori, nulla di che. Io direi di proseguire e andare avanti, vediamo cosa riusciamo a fare. Siamo a un momento un po' di calciomercato, anche se siamo un po' bloccati, sinceramente un po' bloccati. Non so cosa francamente riuscirei a fare altro giorno nei trattativi. Attenzione, attenzione, attenzione. Che succede? Gervinho al Krasnodar, no, raga, no, ma questo non è giusto. Gervinho viene Gervinho al Krasnodar. Come? No, non mi dire. Ho letto un nome che per coloro, per i fan di Falconero non è nuovo. Eccolo. Ci hanno osservato McCrory. Falco, are you there? Ok, signori, andiamo ancora avanti, ma McCrory non penso, non voglio, anche se è un gioco diverso, non voglio mettere a rubare i giocatori degli altri, ecco. Comunque, andiamo avanti. Aggiornamento classifica squadre nazionali, vabbè, ce ne frega purtroppo poco. Adesso messaggi, vabbè, aggiornata squadra, non ce ne importa il giusto. E andiamo quindi ancora avanti. Si va ancora avanti, signori. Andiamo ancora avanti. Vediamo cosa capita. Giorno di trattativa. Ancora calciomercato. Ancora calciomercato, signori. Allora, trattative. Osservazione. Allora, ci osservano. Chi ci osservano? Ci osservano Bujalski. E dalla Russia ci osservano Aliyev e Diama, vabbè. Io piuttosto però voglio vedere un attimo la situazione della mia squadra, che non ricordo. Mentre fuori passano ambulanze di ogni tipo. Osservatore, abbiamo già visto i giocatori che ci hanno osservato. Allora, questa nostra squadra, e non capisco perché c'è Montillo là. Io c'ho Mamaev, porca miseria. Allora, poi Jarstein Rebull, io direi no, perché allora io Wellington Paulista e poi Montillo, ecco. Ok, poi almeno confermiamo così. Allora, no, devo guardare un attimo la squadra. Volevo guardare un attimo la squadra, vedere. Allora, punte ne abbiamo tante. Certo, ce ne fosse una buona, però ne abbiamo effettivamente tante. Io a sto punto quello con l'overall più alto è Wellington Paulista. E a un certo punto io voglio, mi piazzo Wellington. Faccio partire Wellington titolare e poi vediamo, insomma. Karasev, Mamaev, c'è un po' di allenatori li abbiamo. Ci abbiamo Gustavo Ferrarelle. E qua Herrera. Quanto c'ha di età? Quanti anni c'ha? Non lo vedo. 23, va bene. Abbiamo qua Caicedo. Continuano a girare ambulanze. E boh, andiamo avanti perché continuano a non vedere nulla di che. E che scorriamo, andiamo avanti col calciomercato.
Purtroppo non ci sono grandi mezzi e quindi diciamo qua quella che è, sì, abbiamo dei soldi, trasferimenti, dovrei prendere offerte di lavoro, una squadra, attenzione perché mi sa. Allora, carriera allenatore, aspetta, allora osservatore, proposte nazionali. Ok, programma di agosto. Allora, osservato. Ci hanno osservato Nino Pinto e il Santo Mario. Ok, allora Pinto EDA. Com'è Pinto? Com'è su Pinto? Non è che mi faccia gridare al miracolo Pinto. La mia squadra c'è qualche... Vabbè, ci abbiamo fatto offerta per Kirin. Per Kirin ci hanno fatto l'offerta dal Vegile Club, ma... Allora, semmai ho quello che posso pensare, però Kirin... No, Kirin è madre Russia. È madre Russia. No, Kirin non possiamo rinunciarci, è leader. Poi è leader. È leader. Kirin è leader, non possiamo farne a meno. Kirin è leader. Però dobbiamo vedere ancora le nazionali. Che ci propongono? Allora. Oh, va che bello! Abbiamo il Qatar, Inghilterra, Ghana, Libano, Costa Rica, Venezuela e Montenegro, così si chiama la nazionale, si chiama così. E non lo so, non lo so. Se posso chiedere... Avanti? Confermi no. 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 E allora devo scegliere una nazionale. Devo scegliere una nazionale per forza. Però per scena nazionale devo capire. Allora, info competizione. Allora, che competizione abbiamo a livello di nazionali? Oh, competizione internazionale. Ah, allora, c'è soltanto il mondiale. Quale partita? Ah, beh, ma è quello che è. Non abbiamo nient'altro. Soltanto il mondiale? Non ci sono competizioni europee, non c'è niente, non c'è... E allora scusa. From Qatar to Qatar. Offerta nazionale. Noi proseguiamo col Qatar, signori. Accetta il Qatar. Noi proseguiamo, ci crediamo. Noi crediamo nel Qatar. E anche nello sciroppo. Avanti, crediamo nel... Accetterai in questa... Sì, noi crediamo nel Qatar e anche nel mucolitico. Avanti, dai. Noi comunque non molliamo col Qatar. Ancora giorno di trattative. Allora, ci hanno fatto offerta per Kirin, però io sto pensando una cosa a questo punto. State osservando due giocatori da valutare. Allora, che però Kirin non può... Sono che da un lato dico Kirin... No, ho sbagliato. Allora. Ecco, un altro giorno in trattative. Allora, vediamo un po' tutta la situazione. Allora, messaggio, fatemi vedere perché... Allora, osservatore, c'hanno... Valeri... No, aspetta, scusate un attimo. Voi vedete tutti i giocatori che ci hanno osservato. Allora, qua ci abbiamo... Ci hanno osservato Nuno Santos. No, mette quartisti, siamo messi già abbastanza bene. Giocatore da seguire qua. Valeri, Serie B spagnola.
Non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire. Vabbè. Continuiamo a sta maniera. Allora, io... Io però, trattati, io vorrei fare una dice. Allora, altre squadre. No, non ho oltre... Giusto, hai ragione. Ricerca avanzata. Ricerca avanzata. Svincolato. E cerchiamo. Vediamo cosa c'è. Cosa c'è di svincolato? Cosa abbiamo? Allora. Allora, abbiamo Vlap. Chidira. Avremmo Chidira. Vabbè, Sigurdsson, 33 anni. Duamena, alla cupa da Duamena. Questa buena. No, vabbè. Mata. Oh, Mata. Bellissima, Mata. Ma svincolato, ma non c'ha la maglia. E gioca nel Manchester United. Cazzo dice svincolato? Vabbè. Abbiamo Farfan, 38 anni, giovane di belle speranze, devo dire. Batallini. Ischierdo. Choupo-Moting, Arcas. Arcas la miserias. Però trequartista siamo messi anche abbastanza. Ugo Duro. Abbiamo qua, c'è allora, Choupo-Moting, Camerun. Quanto è? Però Choupo-Moting, dai, Choupo-Moting, cioè, piantato a terra coi chiodi. Però, Choupo-Moting, una punta ci serve. Altrimenti abbiamo Ugo Duro, però 1,77, cioè Ugo Duro, sarà duro ma è Nico, ecco, cioè non... Senti, voglio fare una follia, ma però Choupo-Moting, non lo so, Choupo-Moting. Di forza quanto controllo? Contatto fisico 76. Non è quella forza fisica che... Rangel. Allora, questo è veramente... Questo è un altro veramente piantato a terra coi chiodi. Non c'è... Basta. Se non fossimo a posto con la difesa, Bastos, giuro che l'avrei già preso. Qua che c'è che questo Ischierdo. Però Ischierdo, vabbè, trentenne. Però Ischierdo. Controllo palla. 78, però vabbè, possiamo avere tutto dalla vita. Ischierdo, dai, vediamo se. Allora. Non può usare superiore a 3 anni. Beh, non so. Vabbè, 2! 2! Ok. Ischierdo. Vogliamo provare a prendere Ischierdo. Dai. Ischierdo e derecho. E poi ancora un altro po'. Allora. Poi voglio vedere. Se c'è una punta come si deve. Però Damascan non... Allora. Si cerca avanzata. Adesso abbiamo un budget esperimenti di 7 milioni. No? Quindi io direi... valore di mercato massimo facciamo 5, eh? 5 milioni. E qua leviamo. Adesso cerchiamo come si deve. Allora, posizione prima punta, l'altezza. C'è l'altezza. Ah, l'altezza, sì. Minimo 1,90. Lo cerchiamo, minimo 1,90. Proprio minimo.
testa un bel puntone centrale. Cerca, dai. Vediamo che troviamo. Mandzukic. Mandzukic. Il manzo Mandzukic. Però c'è insomma un po' così. Blap. Fa anche la punta, però non lo so. Blap. Facciamo una cosa. Lista selezionata. Oh, poi ci pensiamo. Wind. Oh, Wind, io non lo so. Wind non lo so. Però è piantato a terra quei chiodi. Io vorrei che... E tu? Lamkelze. 1,93. Lamkelze. Contatto fisico però 74. Questo ci soffiano e vola. Llorente potrebbe essere. Ma potrebbe essere Llorente. Cioè, beh, poi c'è svincolato Choupo-Moting. Ok, però quanto video? 76. Però Choupo-Moting. Anche un minimo mobile. Mamma, dai, Choupo-Moting. Abbia trattative e trasferimento. Dai, Choupo-Moting. Dai, ok. Non so, era 3 anni. Vabbè, 2. Vabbè, 2. Vai Choupo-Moting. Vai Choupo. Vediamo un attimo che cosa viene fuori. Penso nulla di buono, però avremmo su Alexandro e un altro che vabbè, ok, però elevazione, contatto fisico, questo potrebbe essere Alexandro. Comunque è meraviglioso. Alexandro è meraviglioso. Nostra primavera. Quando vogliamo, eventualmente lo tiriamo su. Signori, direi andiamo avanti. Vediamo un po' come vanno le cose. Oggi calcio mercato. Oggi si va di mercato. Cerchiamo di costruire. Cerchiamo di costruire una grande squadra. Una grande squadra. Perché sì. Poi, allora, messaggi, che ci arriva? Torneo, no, amichevole internazionale, no, amichevole internazionale non ci interessa. Le amichevoli, sì, vabbè, tanto, amichevoli internazionali non ci interessa. Noi ci interessa tanto giocare quando conta davvero. E vabbè, qua facciamo tutte le convocazioni, le robe che ti fanno, che si dicono, vabbè, tutto molto bello, però, insomma... Allora, Izquierdo ha accettato. E Choupo-Moting ha accettato. Oh, andiamo a concludere, signori. Andiamo a concludere. Dai, che abbiamo due bei rinforzi. Abbiamo, dai. Allora, Izquierdo accetta. Ok. E poi Choupo-Moting accetta. Ok, dai. Dai. Mi sa che qualche punta possiamo venderla. Io ho questa sensazione. Ho sta sensazione che qualche punta possiamo venderla. Così, a occhio e croce, ho questa sensazione qua. E forse riusciamo anche a schierarli. Vediamo se nel frattempo arrivano. Proviamo anche a schierarli. Eccolo, arriva Izquierdo, che bello, abbiamo un giocatore che è una squadra di... Ah, beh, inaugurazione, ma questo diciamo... I tifosi saranno fieri di noi. Assolutamente, io... Scusatemi, è arrivato una cosa... Ok. Allora... Oh... Ho dimenticato prima togliere la suoneria, vi chiedo scusa a riguardo. Allora, nuovi arrivi, Izquierdo e Choupo-Moting. Oh, che bello, possiamo già schierarli, ragazzi, questi nuovi arrivi. Tanto ci arrivano offerte per tutti, ma a sto punto io valuterei qualche vendita, onestamente, tipo russo.
tipo russo. Russo, russo, ci offro 2 milioni e accetta. Russo accettiamo, russo accettiamo, russo direi accettiamo. Merenciukov lo tengo, ma e Wiener, Wiener invece lo do. Wiener invece lo do via. E accettiamo anche per Wiener. Accettiamo anche per Wiener. E così vediamo un po' di soldi, soldini vari. Vabbè, Texera, McDowell, Sledge, cioè che... Allora, diciamo che allora. No, Kapakidze no, però Zlezacek. Zlezacek potrei, perché tanto c'ho Bruno Silva. Zlezacek quanti anni c'ha? No, ex primavera, 21 anni. Bruno Silva 16. Io direi Zlezacek. No, anche no. No, 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 non lo vendo. Non lo vendo Zlezacek, non lo vendo, non lo vendo. Ora però, ecco, cerca squadra. Facciamo la nostra squadra, mettiamo con i titolari che dobbiamo mettere. Choupo-Moting e Izquierdo. E Izquierdo. Ok, poi... poi, per avere tutte le cose... Allora, io ho accettato Russo e Wiener, quindi... Quindi a questo punto Wellington, Gustavo Ferrarelle, me li porto qua. Ok... Ok, ok, ok. Allora, c'ho Izquierdo, tanto si inserisce bene. Choupo-Moting! Dai, 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 si può fare. Si può fare. Oh, adesso direi, fatto questo, andiamo. Andiamo alla partita e adesso questo prepariamo la partita, la cosa come si deve, che c'è tutta una cosa, tutta una roba fiabe, tutto molto bello, meraviglioso. Ora, allora, con il Sochi. E i nostri autori sono tutti più o meno in forma, tranne Harrington. Harrington non lo è, allora ci mettiamo Montillo. Montillo. Allora, Harrington non è in forma, quindi Harrington ci mettiamo qualcun altro. Wiener russo, no, però russo. Marcio Azevedo. Bier, va bene. Signori, così messi, direi, possiamo andare. No, non è vero, sto scherzando. Non è vero perché le avanzate, ecco, dovevo ancoraggio Choupo-Moting. Ok, poi, marcature, che marcatura uomo, tu... Su Popov, Salcedo, su Zabolotny. Ok, signori, adesso sì che siamo pronti. Dai ragazzi, dai. Salve, eccoci. Salve, scusate, io sono un po' rimbecillito. Eccoci, contro il Sochi, con due nuovi innesti. Pronti per un'altra stagione, per cercare di regalarci tutti quanti noi un altro sogno. Izquierdo, mamma mia, subito Izquierdo, niente, poi si è scordato che finivo Ocampo. Vabbè, signori, dai ragazzi, lancio. Choupo, ci stava arrivando al Choupo. Che okay, prendi sta palla. No. Izquierdo. No. Meno male. Montillo. Choupo. Bella palla. Chielin. Vabbè. Questo era un tiro. Ok. Oh, tiro! Tiro! Chi è che l'ha messa? Montillo!
Montillo, ehi, al galoppo! Montillo! Compagno Montillo! Compagno Montillo! Compagno Montillo! Scusate, guarda adesso qua contro il mio PC se la registrazione sta andando in maniera almeno decente. Forse lagga un pochino, ma va bene, ma va bene, va bene. Montillo! Montillo! Montillo 1-0, Montillo 1-0, e Ale, signori Ale, dai, 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 bravi, bravo, Granqvist, Karasev, di là sulla fascia, ischierdo, mamma mia, fallo, ischierdo, grandissima aggiunta in questa squadra, signori. Ischierdo là su quella fascia ha dato il cambio di passo. Grande ischierdo. Allora, 28 metri. Io voglio provare con Karasev. Ok. Allora. Ok. Karasev. Karasev ha pinturicchiato. Karasev ha pinturicchiato. O tira Girov. I Karasev. O tira Gira. Di punizione, ma sembra Gira. O tira Gira. I Karasev. Mamma mia, Karasev. Che bello, 2-0, dai. Signori, cioè, allora, se buongiorno si vede dal mattino, becca il Sochi. Ci sono squadre molto più forti. Però partiamo bene. Sembra che in questa stagione partiamo bene. Dai. Fine. Finisce il primo tempo 2-0 alla grandissima Montillo e Karasev. Benissimo così, signori. Possiamo e dobbiamo crederci, signori. Dai ragazzi. Ischierdo. Via sulla fascia. Karasev. Si inserisce, prova a mettere in mezzo, niente. Montillo ancora. Attenzione. No. Ok. Bene, Karasev ancora. Hai schierdo. Schierdo però quando ti devi proprio. In mezzo. No, ciupo. Porca miseria, va bene, dai. Ischierdo, ancora. Prova a saltare l'uomo. No, ci ripensa, ma va bene. Bravo, in mezzo, in testa, niente. Va bene. Montillo! Mamma mia, Montillo, ma che siamo diventati? Sempre a galoppo, Montillo. Compagno Montillo. È già il secondo. Mamma, cioè, vabbè, ragazzi, dai. Ma dai. Ma che meraviglia, Sotto l'incrocio, così. Così sotto l'incrocio out of nowhere. Pazzesco. Aspetta un attimo. Vabbè, niente. Fa un po' la prossima volta che si ferma il gioco. Oh, 3-0. Io quasi farei un po' di turnover. Far giocare un po' di gente che ha bisogno di minutaggio. Ma attenzione. No, ho sbagliato a tavolo. Tirare, ho premuto per sbaglio. La X. Porca miseria.
Comunque, appena ti ferma il gioco, ti pago che cambi giusto per darmi minutaggio a chi gli serve. Dai ragazzi, no, sta cosa. Dai ragazzi, ma che cacchio state facendo? Dai ragazzi, area piccola, in the box, in the box, in the box, in the box, ciupo! No, mon dio, ciupo! E ciupo, Velotti in 4-0! Ci siamo trasformati! Due innesti, due hanno trasformato sta squadra! Ischierdo è un ciupo Moting, poi con tutti, poi con Montillo che oggi parte da titolare, ha fatto il devasto. Mamma mia signori, ciupo Moting segna l'esordio, 4-0. E non lo so, sembra che questa stagione possa partire con degli auspici diversi. Sembra che possiamo sognare. Ci voglio credere. Possiamo sognare, ragazzi, possiamo sognare. Tanto per... mi ho dimenticato, volevo fare quei cambi per minutaggio. Allora, Kirin. Caicedo. Qualcuno che possa essere utile, che può servire, a quale può servire minutaggio. Qualcuno. No, nessuno. Nessuno. Mogridge forse? Mogridge, sì. No, ma c'ho Montillo, no, che Montillo. Va bene così, Caicedo. Entra finalmente Caicedo. Posto di Kirin. Si fa 10 minuti. Pochi, ma va bene. Meglio che niente. Però se deve giocarle così, meglio niente a questo punto. No. Vabbè, grande Rizikov. Niente, Rizikov poi è una certezza. È una meravigliosa certezza, Rizikov. Fine! Finisce questa partita e noi iniziamo alla grandissima, ragazzi. Iniziamo alla grandissima. Un 4-0 secco al Sochi. Squadra che è cambiata. Squadra che è cambiata da così a così, da un anno all'altro. Attenzione! Vabbè, siamo primi per differenza reti, però iniziamo bene. Signori, iniziamo bene. Iniziamo davvero, davvero bene. Quattro giorni di trattative. Che cosa ci dirà? Giorno di trattative, cosa trattiamo? Cosa trattiamo? Cosa ci offrono? Inaugurazione, vabbè, qua siamo tutti contenti, abbiamo vinto, troppo bello, ok, va bene. Ora, messaggi. Oggi ci lasciano Russo e Wiener. E ci osservano Antonin. Ci osservano Antonin. Che vuole Antonin? Chi sei? Una punta. 77 overall. Bello, veloce. Puoi giocare in entrambe le fasce. 82. Che piede è destro? Antonin. Che paese sei? Da dove vieni? Un po' solitario però questo. È un po' per i fatti suoi. Vallecas, spagnolo. Antonin. Sta selezionati, lo mettiamo in serie. Questo è interessante da valutare. Eventualmente da valutare. Allora, io voglio arrivare al giorno della partita. E lì decidiamo tutto. Ok? Vabbè, qua ci sono premi e contropremi.
ricchi premi e cotillon. Messi vince il premio il miglior calciatore d'Europa, però niente. Messi ancora gioca, tra l'altro, tutti questi anni. Ah, beh, no, è giusto solo la terza stagione, va bene. Ok, ho capito, va bene, sono contento per Leo Messi, però noi dobbiamo pensare al nostro. Abbiamo già iniziato alla grandissima e voglio continuare così. Ripeto, arriviamo alla giornata, alla partita con il Khimki. Allora. Quelle due amichevoli che vedo col Qatar non le giocheremo perché non penso ne valga la pena. E vediamo un'altra situazione, voglio vedere un attimo la situazione. Ok, signori, direi che per oggi fermiamo qua. Perché poi rischia la puntata di diventare troppo lunga. Direi la prossima giocheremo il Khimki sicuramente. Chiuderemo il calciomercato in modo dell'altro, magari anche senza fare chissà quali operazioni. Quindi giocheremo Khimki, chiuderemo il calciomercato, salteremo le due amichevoli del Qatar e poi ti va di Coppa di Russia contro il Lokomotiv, sempre primo turno di Coppa, sempre squadre leggerine andiamo affrontando, vabbè signori, detto questo direi che noi possiamo anche salutarci qua e darci appuntamento alla prossima.